Se non ci sono altri interventi, passo la parola all'assessore Jusolo. Prego, assessore. Grazie. Spero di essere esauriente nelle risposte per il consigliere Chiocca, per il consigliere Tedesco e per il consigliere Ilaria Bencivenni. Partiamo dal consigliere Chiocca, il quale giustamente faceva notare che il capitolo lite ed arbitraggi, che pur mi pare da 1.250.000 passa a 1.300.000 o 1.200.000 a 1.250.000, sostanzialmente la stessa cosa. Beh, queste liti ed arbitraggi, consigliere Chiocca, non è che si riferiscono a parcelle degli avvocati. Le faccio due esempi che credo possano essere estremamente chiari per capire o per tentare di spiegare dove vanno a finire questi soldi. Noi, anzi, a dire la verità, in modo particolare, il sottoscritto in qualità di assessore al bilancio, insieme con l'assessore Bonadonna, delegato del sindaco del settore legale, quindi dell'avvocatura, dopo aver preso atto in maniera estremamente precisa, perché c'è la sentenza della magistratura, che questa amministrazione era stata condannata a pagare, e c'erano i decreti esecutivi, al Consorzio Pontino, per essere più chiari, perché probabilmente qualcuno non ricorda cos'è, è la ex Ecolazio, per essere stati condannati a circa 2.500.000 euro. Abbiamo, con i legali naturalmente, convocato le parti e siamo arrivati a chiudere questo contenzioso per una somma pari, in maniera precisa, a 1.440.000 euro, che rispetto, naturalmente è una semplice operazione matematica, rispetto a quello a cui eravamo stati condannati, c'è stato un risparmio di poco più di 1 milione di euro. Di questo 1.440.000 euro abbiamo fatto naturalmente un piano triennale spalmato nel 2012, 2013 e 2014. E nel 2012, proprio perché altrimenti non avrebbero firmato e noi comunque avremmo dovuto pagare circa 2 milioni e mezzo in più anni, abbiamo emesso nel giro di 4-5 mesi tre mandati di pagamento: il primo di 100.000 euro, il secondo di 200.000 euro, quindi arriviamo a 300.000 euro, il terzo, scadenza 30 settembre 2012, per ulteriori 300.000 euro, mentre per il 2013 è previsto un pagamento di altri 400.000 euro e il 2014 i rimanenti 440. Quindi di questo 1.200.000 soltanto la vicenda Consorzio Pontino ci ha assorbito 600.000 euro, perché l'abbiamo proprio pagati. Il mandato di 300.000 euro è stato fatto 4 giorni fa, con un ritardo di un mese, anche perché poi ci sono gli atti. Abbiamo chiuso, se mi fa finire, abbiamo chiuso, perché lei mi ha chiesto i vantaggi dell'amministrazione, ad esempio una vicenda che molto bene rappresentata, quindi non c'è bisogno che io la ripeta, rappresentata il sindaco nelle comunicazioni di un paio di consigli comunali fa, non lo ricordo con precisione, ma credo prima di San Michele. Abbiamo chiuso una vicenda con un legale che
è una vicenda kafkiana, no? Quindi con l'avvocato Colapinto, che naturalmente non riguarda questa amministrazione, ma comunque riguarda il comune di Aprilia, perché fino a prova contraria esiste la continuità amministrativa, il quale ci aveva fatto, ci aveva emesso nei confronti del comune di Aprilia una parcella, credo, di circa 400.000 euro, a cui naturalmente andavano aggiunti gli interessi e le spese legali, e naturalmente su suggerimento dell'ufficio legale del comune abbiamo chiuso la vicenda a 280.000 euro e ne abbiamo pagati credo 100.000 già, quindi già arriviamo a 700, e poi ce ne stanno ulteriori altre, anche quelle degli anni precedenti. E le dico molto semplicemente, consigliere Chiocca, che sulla vicenda Colapinto, se fossimo andati in giudizio, avremmo preso tanti di questi affoni in faccia come amministrazione comunale, perché siamo stati capaci di incaricarlo, poi di revocarlo, una vicenda che fa tra il sorridere e il piangere, sinceramente. Spero che il comune, l'amministrazione comunale, non faccia più questi errori prossimamente. Si è affacciato, lo diceva ora il sindaco mentre parlavo, è già arrivato anche la vicenda di Bonito, sindaco, scusa, di Bonito. Oliva, una cosa del genere, di Bonito, che è un'altra di quelle vicende che ci difendeva per lodo. Quello che ci difendeva per lodo arbitrale nei confronti di Aser Tribute Italia, che è un capolavoro di ingegneria amministrativa e legale. Non si sa, naturalmente, questi legali, proprio per il comportamento della pubblica amministrazione, hanno sostanzialmente tutti ragione. Però ne abbiamo parlato l'altro giorno in maniera informale, e naturalmente abbiamo convenuto di far avanzare la proposta all'avvocato di Bonito, ma di non pagare in questo anno, eventualmente l'anno prossimo, perché probabilmente anche la prossima amministrazione comunale dovrà sobbarcarsi alcune cose. Le dico ancora che per quanto riguarda i legali, ci sono i pagamenti, anche se piccoli, però sono tantissimi, credo 350, 360 incarichi dati ad un legale e ad uno studio legale che era anche consulente e responsabile dell'ufficio legale, e siccome non mi nascondo dietro un dito, mi riferisco all'avvocato Rocco Adriano, alla sua figliola Rocco Giulia e a qualcun altro, che abbiamo pagato, credo che ci stanno 300 o 400 incarichi, e dove sono 1.000, dove sono 2.000, poi insomma la cifra è notevole. Ci sono incarichi dati e pagati anche con il commissario ad acta ad un altro degli avvocati, credo famosissimi in questo comune, l'avvocato Polito, correggimi se sbaglio, assessore, per cortesia, che naturalmente, no? E poi per fortuna ci siamo fermati a pagare alcune consulenze e alcuni avvocati, come ad esempio quel signore che, se non ricordo male, c'ha 7-8 lauree, che è l'avvocato Pascone, e che sapete bene, magari sull'avvocato Pascone, che seppure dimenticato di trasmettere alcuni atti per la Turbogas, eccetera, no? Dovremmo farci pure
una piccola commissione di trasparenza, perché magari la commissione di trasparenza potrebbe richiedere anche i danni all'avvocato Pascone, perché dei danni ce ne ha fatti tanti. E poi per fortuna ci siamo fermati anche, ed è stato oggetto dell'ultima commissione trasparenza, ad un altro professore, cioè Papadia, perché ha preso alcuni soldi con il commissario ad acta e poi è venuto a chiederli al sottoscritto, facendo una lettera con il suo avvocato Quadrina, cosa del genere si chiama, dicendo vabbè, insomma, vi faccio lo sconto del 10%, dateci questi soldi subito. E naturalmente non l'abbiamo pagato, no? Credo che ne avrete discusso anche in commissione di trasparenza. Io non c'ero, ma so che il collega Bonadonna ha fatto un'ampia relazione su questo caso. Quindi le dico, consigliere Chiocca, che sicuramente ci sarà una ulteriore coda a questo capitolo, ci sarà probabilmente un ulteriore incremento di 100.000 euro, immagino. Naturalmente a questo vanno anche messi gli avvocati che noi, che l'amministrazione comunale ultima, cioè D'Alessio e poi Terra, sta pagando per lo studio CBA, che se me lo consente, consigliere Chiocca, qualche risultato l'ha portato, anche grosso, insomma, no? Perché finalmente ci siamo sbarazzati dei, così come l'ho definito, io non ho vergogna a definirlo, perché ho definito questa città la città martire dei ladri di tasse. Questo credo che lo sappiamo tutti. Spero di essere stato esauriente nella risposta. Per quanto riguarda le varie implementazioni, mi è stato specificatamente chiesto dal consigliere Telesca 26.000 più 70.000, perché non l'avete fatto nello stesso periodo, eccetera. L'implementazione dell'ufficio tributi riguarda anche le consulenze che l'ufficio tributi ha fatto, ad esempio, per la Corte dei Conti. E una implementazione riguarda, ad esempio, il nostro consulente di parte, cioè Giuncato, quel famoso signore che tra le altre cose è stato attaccato in maniera anche vergognosa sulla stampa, perché dice che non capisce nulla, mentre invece capiscono molto quelli che invece non hanno nominato neanche i consiglieri, che non hanno neanche nominato il CTU di parte, un errore che praticamente è fatto da dilettanti allo sbaraglio, perché praticamente Tribù d'Italia nomina il suo CTU di parte e poi anche il Tribunale, che copia esattamente quello di Tribù d'Italia, quello che aveva scritto i conteggi di Tribù d'Italia, senza neanche pensare che, come si fa normalmente, quando c'è un CTU da una parte, c'è anche il CTU che difende la controparte, in questo caso il Comune. Per quanto riguarda la somma del recupero, somma dei capigruppo, io mi auguro, perché poi insomma chi è consigliere comunale o chi fa l'assessore o comunque molta gente avrà letto anche le mie dichiarazioni per quanto riguarda i famosi 36 euro del gettone di presenza ai capigruppo. Ho usato esattamente queste parole: svilisce il ruolo dei capigruppo, che ha una sua precisa funzione, perché tra le altre cose prepara i consigli comunali. Sono stati chiesti anche a qualche capogruppo della
vecchia amministrazione, anche a Terra quando era capogruppo, c'è una richiesta di 36 euro perché una volta sola evidentemente l'ha fatto al sindaco D'Alessio, no? Me lo ricordo bene. E questa situazione è stata discussa, c'ero anch'io, durante la riunione di capigruppo, c'era la Bencivenni, c'era credo Boi, c'era forse Chiocca, c'era Izzo, insomma, tutti quanti l'abbiamo, ci siamo un po' così incavolati da questo punto di vista, anche perché qualcuno ha chiesto, ci hanno pagato 36 euro lordi, noi probabilmente ci abbiamo pagato anche un euro o 10 euro o 100 euro di tasse e adesso dobbiamo restituirle per intero, no? Io lo considero un'assurdità, lo abbiamo detto anche al dottor Giannini, il quale è stato irremovibile a tal punto che insomma tutto chiude in questa frase, dura lex sed lex, così ha detto. Quando un dirigente ti mette di fronte a questo fatto compiuto, io lo dico con tanta franchezza, lo dico con assoluta franchezza, no? Dipendesse da me, sfiderei la Corte dei Conti su questo problema. Lo sfiderei perché parlano dei costi della politica, come credo, io condivido molto quello che ha detto Telesca prima a proposito delle due sentenze, eccetera. In ogni caso, ed è vero, qualche dipendente sta facendo causa, ci stiamo mettendo d'accordo, eccetera. Non ha rubato nulla a nessuno, non si è approfittato niente di nessuno, però probabilmente sono le cose che vanno anche di moda ora. Cioè qui non è che siamo di fronte a qualche caso che sta spopolando sui giornali, prima con le vacanze non so dove e poi con le slot machine, insomma è una cosa profondamente diversa. Però questo è il prezzo che probabilmente la politica deve pagare in questo momento. Dico l'ultima parola prima di passare la parola alla mia collega Alessandra Lombardi, che risponderà in maniera compiuta e precisa sul problema dei tetti fotovoltaici. Sempre non c'entra nulla con le liti ed arbitraggi, però voglio anche dirvi un'altra cosa. Quando siamo arrivati nel 2009, l'allora presidente della Progetto Ambiente, che non era Paolino Cammarone né l'attuale presidente, ma era Catozzi Mario, mandò un papier gigantesco a luglio, agosto, dicendo che Progetto Ambiente vantava un credito nei confronti del Comune di Aprilia di poco più di 7 milioni di euro. Naturalmente noi siamo andati avanti con questa cosa, abbiamo, e siccome ora la Progetto Ambiente, ora da un po' di tempo, è al 100% del Comune, quindi a socio unico, Progetto Ambiente e Comune coincidono da questo punto di vista, a tal punto che per la legge del controllo analogo la Progetto Ambiente altro non è che un ufficio distaccato del Comune, noi abbiamo imposto, adesso sì, altri revisori, no, ha anche un altro presidente, ma non c'entra nulla, però questa vicenda, siccome l'ho portata avanti io, essendo il cosiddetto delegato ai servizi pubblici locali, per cui mi sto interessando anche della Progetto Ambiente, no? Noi faremo nei prossimi giorni, dopo lunghissime trattative, no? A un preliminare che prevede che quei famosi 7 milioni di allora, già erano 7 milioni, provate a pensare se ci mettete tutti quanti gli interessi di tre anni e mezzo, perché lo definiremo questo ragionamento tra un mese,
comunque al massimo dopo le festività natalizie, con poco più di 2 milioni. Con gli interessi dovrebbero essere 10, da 10 li abbiamo portati a 2, 2 milioni e 3. Vi dico, naturalmente, si è impegnato in questo tipo di ragionamento e il dirigente dell'ufficio ecologia e l'allora dirigente del servizio finanziario, il dottor Fraticelli, che sta continuando il suo lavoro, non in qualità più di dirigente del settore finanziario, ma come presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Insomma, io spero di essere stato chiaro. Poi, se naturalmente i vantaggi potevano essere superiori ai 5 milioni sulla progetto ambiente, al milione su questo, per carità, siamo anche pronti a chiedere scusa se qualcuno... Scusate. Allora, la progetto ambiente abbiamo chiuso l'altro giorno e abbiamo ordinato, nel vero senso della parola, nel senso che come amministrazione abbiamo dato un atto di indirizzo di piantarla con tutte le cause che sono in piedi, tutte, perché se non altro risparmiamo i soldi che il Comune di Aprilia dà a un avvocato incaricato di difendere il Comune di Aprilia e la progetto ambiente. Perfetto, l'abbiamo. Appena faremo questo preliminare d'intesa, faremo su questa cosa anche. Ma non è se. Consigliere Bencivenni. Scusate. Mi creda, non è semplice. Bisogna parlare al microfono, se no non risulta. Scusate. Mi creda, consigliere, non è stato semplice. È stato anche perché c'erano bilanci consolidati, quindi abbiamo dovuto fare. Perfetto. Tutta una serie di operazioni, ma comunque il vantaggio da parte del Comune è innegabile in questa vicenda e soprattutto perché oggettivamente ci siamo stancati che il Comune fa causa a se stesso spendendo l'avvocato di qua e l'avvocato di là, una volta 70.000 di qua, una volta 70.000 di là, sono 140.000 euro che è un assurdo. Io non so se io ci sono i motivi, infatti li abbiamo tutti chiusi, tutti, però ripeto, i 7 milioni e qualcosa dell'inizio, che con gli interessi maturati in questi 3 anni sarebbero diventati 8, 8 e mezzo, sono stati ridotti a 2 e qualcosa, che cosa, 4? Sì, perché nel corso del tempo abbiamo limato tutto. Scusa, infatti stavo chiedendo se avevo risposto a tutto. Il Collegio dei Revisori, sì, in tutta sincerità, Fraticelli che ci ha messo in previsione 40.500, in realtà se andiamo a vedere probabilmente è stato un errore iniziale, perché il compenso dei revisori è rimasto identico a quello di prima. Non è che adesso si paga di più. Quello era, perché poi è disposto dalla legge, quindi non è che c'è problema. Io passo la parola al collega. Facevo finire di rispondere. Cosa? Sì. Io sarò telegrafica. Facciamo rispondere un attimino, poi... Sì, ok. Premetto che non mi risulta alcun contenzioso su nessun tipo di progetto sul fotovoltaico, quindi non so di che cosa la Bencivenni stia parlando, perché non c'è. No, vabbè, comunque non mi risulta nulla di tutto questo. I 900.000 euro sono un finanziamento che è già in fase di progettazione esecutiva e è in fase di pubblicazione la gara. Non c'è proprio niente di nuovo e di diverso da quello che è stato progettato finora. Scuole, sì, sono praticamente 7 istituti scolastici, più il palazzo di vetro, più l'ex Claudia in parte.
Quindi, insomma, è una parte di quel progetto di cui avevamo parlato già svariato tempo fa. Insomma, sta cominciando a vedere la luce, anzi, è imminente. Sì, allora c'era il consigliere. Allora, prego, consigliere Bencivenni, prego. Solo una precisazione, questi saranno progetti nuovi, però ci sono dei progetti, Scusate. ci sono alcune situazioni legate sempre a progetti sul fotovoltaico dove noi siamo, non ci sarà, è ovvio, il contenzioso, però non abbiamo previsto, non so se c'è già, però esiste. Però c'è un problema perché al momento in cui è stato fatto, adesso bene non conosco tutta la vicenda, non l'ho approfondita a sufficienza, però so e sappiamo tutti, cioè più o meno penso, che ci sono dei problemi in quanto ci dovevano chiaramente un ristoro e non è stato previsto in maniera corretta quando sono stati fatti praticamente nelle fasi iniziali e ad oggi. Chiaramente dove ci sono state maggiori ristrettezze rispetto a questi progetti e quant'altro, chi ha usufruito di questa opportunità non vuole darci i soldi che ci deve. Questa non penso che sia una novità di oggi. Esiste, è un problema che c'è. Ne parlavamo pure l'altro giorno con il sindaco, insomma, che sono cose che effettivamente esistono, ma non mi sembra che sia una novità di oggi questa. Allora, diciamo che Poi che termini. questa sia un altro tipo di progetto, infatti ho chiesto qual è, però quello è un problema che esiste. Non è in questi termini, scusate, tanto per No, chiarire, non c'è nessun contenzioso, non c'è nessun calcolo fatto male, c'è un conto energia, il quinto, che è cambiato. Un conto energia lo conosciamo tutti, prima era più incentivante, adesso lo è di meno, non c'è assolutamente nessun calcolo fatto male, ci sono calcoli fatti bene sul quarto conto energia. Però la parola contenzioso è veramente fuori luogo. Completamente, non ci sono contenziosi in atto sul scusate, ho fotovoltaico detto forse comunale. non è contenzioso, ma non ci stanno dando quello che ci dovevano dare, in quanto non l'abbiamo previsto in maniera corretta quando abbiamo fatto tutto quello È che doveva. sbagliata questa cosa. Per cui voglio dire, È questo sbagliato era. questo, No, è consigliere sbagliato, non credo Bencivenni. proprio che è È sbagliato sbagliato. dire che non sono Non stati è. previsti in maniera corretta, perché in realtà Vabbè, ho sono stati capito. previsti in maniera Non corretta mi col quarto risulta. conto Non mi energia, che risulta, poi non è mi risulta. cambiato. Appureremo nelle sedi opportune, ma non mi risulta. Le posso assicurare che non mi risulta e che non credo proprio sia così. Va bene, lo Allora, verifichi, però. consigliere Chiocca, prego. Ma io voglio dire una cosa. Innanzitutto ringrazio l'assessore di essere stato così, diciamo, trasparente nelle sue indicazioni e quindi mi ha illustrato in modo chiaro e preciso quello che erano le mie perplessità. Però da qui devo fare un breve passaggio, me ne sorge un'altra molto più grande. Cioè noi più volte siamo stati coinvolti in commissioni, non ultima, e faccio un passaggio velocissimo perché non voglio confondere le cose, ma il principio penso sia lo stesso. Visto il caso di ultimo, abbiamo fatto due commissioni su Papa Dia, subito ci siamo insinuati per delle problematiche di pagamenti di fatture. Allora io mi chiedo, ma è mai possibile che non è stato fatto nulla? Cioè noi abbiamo ricevuto, è stato prodotto un danno così ingente a questa amministrazione, a all'amministrazione, a questo comune, cioè un danno di 1 milione e passa, poi che dobbiamo pagare, perché giustamente, come dice l'assessore, lo dobbiamo pagare. E poi nessuno va a vedere, abbiamo messo avvocati dappertutto, vai Cube, vai di qua, vai di là, e nessuno ha messo un avvocato o qualcosa per capire chi ha prodotto questo danno, cioè le origini del danno amministrativo, contabile, gestionale, di chi? Cioè, ma c'è un responsabile di questo? Non c'è nessuno. Io non so perché non ho la conoscenza, ma a questo punto la andrò ad appurare perché mi faccio delle domande che, perché io una cosa è che mi venga detto che paghiamo degli avvocati, va bene, è così, una cosa mi venga detto che noi stiamo pagando perché è stato riconosciuto che effettivamente abbiamo perso, come dice lei, io le credo, che abbiamo perso, e noi, però mi sta anche dicendo che è un danno fatto da un'amministrazione, da qualcuno, e noi non abbiamo fatto niente. Cioè io mi chiedo questa cosa qui, quindi questo mi va
meraviglia, cioè io chiedo, ma nei prossimi 3 anni e mezzo non è stato fatto, o in seguito a questo riconoscimento di questo danno non è stata iniziata nessuna azione propedeutica, magari a cercare di ricercare delle responsabilità e magari cercare di recuperare qualcosa. Grazie. Grazie consigliere Chiocca. Consigliere Romualdi. Forse non parlavo della questione di Colazio, no, perché diceva Ilaria, ma penso che lei ha capito. Vabbè, no, mi sembra strano. Mancava l'oggetto, vabbè. Mancava l'oggetto. Consigliere Romualdi, prego. Sì, grazie Presidente. Io porto via poco tempo, ma le esternazioni dell'assessore Chiuso sono talmente ampie che uno per forza trova qualcosa da chiedersi o da chiedere nel caso specifico, perché insomma forse è pronto per altri palcoscenici, secondo me, perché è molto pressante e presente, ogni volta espone questo mondo e quell'altro. Ma io, per quanto riguarda Progetto Ambiente, che la storia conosco un po', non dico dall'inizio ma quasi, di che ci stupiamo che ci fossero questi debiti pregressi? E qual è stata l'abilità nel chiudere? Cioè, quella è roba assolutamente nostra. Avevamo e abbiamo avuto per anni e anni la mancanza di un piano programma che fosse adeguato alle rinnovate esigenze, ma i contenziosi per forza c'erano. Nascevano dai maggiori oneri che ogni volta doveva sostenere l'azienda. Perché? Perché quella zona che non rientrava nel piano programma precedente veniva chiesto che fosse pulita, fosse spazzata, e quell'altra zona lo stesso. Queste non erano incluse. È chiaro, questi sono maggiori oneri che sostiene l'azienda. E li deve chiedere o non li deve chiedere? C'erano vecchi, ma anche questi, il contenzioso di 7 milioni o giù di lì, nasce da roba anche di 15 anni fa, cioè 15 anni fa forse siamo fuori dal 93, nasce da tanti anni fa, 7, 8, 10, cioè ci sono varie cose, si sono accavallate, maggiori prestazioni richieste, oltre che nuove prestazioni richieste, cose che non erano previste nel contratto d'appalto e che sono state espletate, quindi è chiaro che l'azienda e dovesse chiedere. E poi è altrettanto, certo, perché poi è un'azienda che fino a un certo punto appunto è stata anche a partecipazione al 45% privata, quindi soggiace ad una normativa di tipo fiscale diverso, e quindi c'è un ragionamento che io non mi stupisco che ci fossero, conoscendo l'origine, e non mi stupisco neanche che si sia potuto chiudere o che si stia chiudendo ad una cifra di quel livello, benché molto elevata, perché d'altronde è il comune che deve trattare con se stesso, e quindi credo che sia giunto ad un equo compromesso. Mi risulterebbe molto strano al contrario, insomma, ecco, voglio dire, questo è. Ma io volevo dire una cosa, anche una battuta, se vogliamo, rispetto all'esternazione, anche relativa al fatto di questa richiesta dei gettoni di presenza. Ho letto l'articolo che ha fatto l'assessore, adesso ha ribadito che se dipendesse da lui andrebbe a sfidare la Corte dei Conti, perché non si fa, cioè la Giunta non è la prima volta che assume una deliberazione con un parere contrario del dirigente che ha diritto. Comunque questa prendiamola con una battuta, io invece qui facevo una precisa richiesta, se ne siete a conoscenza, perché io non sono riuscito a saperlo, cioè il provvedimento che ha previsto questa restituzione, no? Poi così solertamente applicato dal dirigente Giannini, prevedeva anche il modo di restituzione di questi denari, o è stata una scelta della Giunta dire che chi è in carica ora li restituisce a scomputo, chi fa cioè questa, no, la domanda è, cioè l'atto nel quale si dice: cari comuni, voi ci dovete ridare, dovete chiedere indietro questi soldi indebitamente percepiti dai capigruppo, prevedeva anche il modo con cui riprenderli oppure no? Diciamo, non lo so, non le so rispondere, sinceramente. Dovrei leggere. No. Allora faccio una domanda che magari rimane qui e poi troveremo risposta. Perché se la norma, chiamiamola norma, che stabiliva la richiesta di restituzione di questi denari, prevedeva anche il modo con cui renderli, nulla questio, come direbbe il mio vicino Michelin Tresca, ma se questo non è, io credo che l'atto messo in piedi dal nostro dirigente è un atto viziato da eccesso di potere, perché tu mi chiedi indietro i soldi,
Io poi se te li voglio dare te li do, altrimenti accendo un contenzioso tra le parti. Ma chi ti dà il diritto di toglierli dal mio emolumento, dal mio gettone di presenza che chiedo è? Per questo ho fatto la domanda, perché ovviamente no, se è obbligatorio così come ha applicato, diciamo, la norma, c'è anche il modo con cui restituirla, alzo le mani. Ma se questo non è, ma chi te lo dice che puoi farlo? Io non volevo questo, non volevo che tu mi togliessi oggi, perché io voglio contestare quell'atto lì, non lo posso più fare perché tu già me l'hai tolti. Ecco, su questo magari ci può venire incontro, non lo so chi, l'assessore, visto che lui sa di vicende e contabili e quant'altro, magari si può informare, non conosco, o il segretario, non lo non so. Non conosco se ci sono le modalità o meno, però credo che non dovrebbe essere difficile, no? Riunire senza gettone in questo caso tutti quanti i capigruppo, sì, così come fa il consigliere Bencivenni quando convocare il dottor Giannini e fare le domande che lei mi ha fatto. No, io pensavo, no, che visto che appunto c'è avuto enfasi nella cosa, questa è una cosa fondamentale. Scusami Romualdo, nessuna enfasi, ho soltanto detto perché non l'ho esternato io, cioè, veramente me l'hanno chiesto quelli, abbastanza barbara se vogliamo, però della stampa dura l'ex di Latina Oggi, no? Mi hanno detto, ma lei, sì, assessore, lei che pensa di questa cosa? Dico, questa è una, anzi ho usato la parola, è una vergogna che svilisce del consigliere comunale è chiamato a fare il capogruppo, perché poi quando si fa la riunione di capigruppo, soprattutto per la preparazione dei consigli comunali, si fanno generalmente alle 18 di pomeriggio e si finisce sempre alle 8:30, alle 9, cioè, poi qualche volta si è andato anche oltre, qualche volta è stato veloce, abbiamo fatto in 1:30. Perché dico questo? Perché quasi sempre sono stato spettatore, perché essendo assessore al bilancio e spesso ci sono punti che riguardano il bilancio o variazioni o previsioni o consuntivo ci sto anch'io, dico, non ho capito, queste persone stanno qua 2 ore, no? Perché non riconoscere loro un tutto ruolo, questo è giusto, al di là della dignità, poi tra l'altro è indegno pure che condividiamo, lo dico, questo ecco perché io lo dico con tranquillità, riconoscere ai consiglieri comunali che questa sera stanno qui 4 ore, 5 ore anche a sopportarmi per 36 euro lorde è una, lasciamo perdere, è una vergogna. Dura l'ex. Però questo, no, assessore, non ci date questa incombenza, però voi che insomma avete ovviamente strumenti anche diretti, appurate questa cosa per noi, perché per esempio se io avessi voglia di contestare quell'atto adesso come faccio, che già sono stato, diciamo, che facciamo? Come la mettiamo? No, perché scusa, a quel punto è un atto viziato e da eccesso di potere. Io lo definirei così. Fortunatamente non riguarda il mio assessorato. No, vabbè, però comunque così. È una cosa. Mi dispiace che non c'è Chiocca, perché insomma mi aveva chiesto la questione di Ecolazio, eccetera. Insomma, è semplice. Innanzitutto le cose non finiscono qui. Le eventuali responsabilità magari tra 3 anni, 5 anni, 2 anni, ma caro Chiocca, tutti gli atti deliberativi, perché sono stati fatti degli atti deliberativi per queste cose, vanno necessariamente alla Corte dei Conti. Siccome la Corte dei Conti ormai sono 2-3 anni che insomma ci manda sempre tutto, magari con anni di ritardo per carità, però li becca prima o poi, e sarà la Corte dei Conti a valutare se ci sono state responsabilità. E infine un'altra cosa, su Ecolazio, però insomma non è neanche bello, ci sono state in questo comune, poi con quello che è successo, con tutto quello che volete, addirittura dei provvedimenti di carattere restrittivo su queste. Lei ricorda male. Esattamente sull'Ecolazio. Tra le altre cose, naturalmente chi
ha più anni di militanza in Consiglio Comunale, se le ricorderà alcune cose. Tra le altre cose, durante la causa sono state anche annullate alcune fatture perché sono state riconosciute false. Si può usare questo? Ecco, sì, false. No, perché quelle sono state stralciate e comunque il Tribunale ci ha dato torto, scusami, abbiamo perso la causa. Magari se riconoscevano quei 2 milioni e quelle fatture false, probabilmente invece che 2 milioni e mezzo saremmo arrivati a 2 milioni e 6, 2 milioni e 7, non ho idea. Comunque il Comune si è difeso su questa cosa, ma comunque è una storia vecchia che riguarda anche altre amministrazioni. Credo che riguardi il 99, 2000, una cosa del genere. Poi, no? Sì, no, volevo dire il periodo è partita nel 99 o fino al 98, non me lo ricordo bene. Fino al 2002, quando la Giunta Meddi istituì poi la multiservizi. Grazie assessore. Consiglieri in aula, per cortesia. Allora, se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione. Marchitti, Julian, Tumeo, Guida, Galafate, De Angelis, Alfano, Gabriele, Sorbera, Davi, Di Marcantonio, sì, Petito, D'Alessandro, Forconi, Villano, Di Carlo, Renzi, assente, Zallucchi, Bencivenni, Boi, assente, Romualdi, Telesca, assente, Nardin, assente, Izzo, Chiocca, assente, Longobardi, Giovannini, Consolandi, Federici, allora, con 19 voti favorevoli e 6 contrari, il punto all'ordine del giorno è stato approvato. Sì, anche questo necessita dell'immediata esecutività. Chi è favorevole per alzata di mano? Immediata? Sì. Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Quinto punto all'ordine del giorno. No. Assegnazione area alla Fondazione Come Noi Corasaniti Graziano e Onlus per la realizzazione di un edificio da destinare ad attività sociali. La parola all'assessore Fioratti. Grazie Presidente. Sindaco, colleghi assessori e consiglieri, chiaramente dal titolo della delibera che vi ha letto il Presidente andiamo ad assegnare quest'area alla Fondazione Come Noi Corasanniti Graziano Onlus. Io vorrei, prima di arrivare al corpo della delibera, ripercorrere un pochino quello che è stato il percorso con cui ci siamo arrivati. Il tutto è nato con una richiesta del 2 luglio 2012 con cui la Fondazione ci richiedeva un'area per realizzare un'attività per edificio sociale come mensa per i poveri e banco alimentare, individuando già loro stessi un'area di nostra proprietà in fondo a Via Giusti, che è identificata casualmente al foglio 48 particella 1369 di 3.411 metri quadrati.
Da questo chiaramente è scaturito l'esigenza che non potevamo giustamente fare un'assegnazione in linea diretta. Con una delibera di Consiglio Comunale, la numero 46 del 2 agosto, sono state avviate le procedure per individuare possibili altri soggetti interessati allo stesso tipo di opera, alla stessa fattezza. Il 6 ottobre 2012 il mio settore, il settore lavori pubblici, ha pubblicato l'avviso per raccogliere le proposte di soggetti interessati. Nei tempi dati è arrivata soltanto la richiesta di fondazione Come Noi. Abbiamo ritenuto che la richiesta era meritevole di essere accolta, soprattutto per il fatto che va a toccare un momento particolare della nostra economia, quindi il fatto di andare a fare un banco alimentare, una mensa di distribuzione alimenti e passi a soggetti bisognosi, in questo momento è molto sentito. Noi questa sera, con questa delibera, oltre che assegnare l'area, approviamo anche il progetto di massima, che vi dico consiste in un edificio prefabbricato di 450 metri quadrati, alto circa 5 metri, suddiviso internamente, mi ripeto, in mensa e banca alimentare e uffici per la gestione dell'opera. L'associazione prevede dai 90 ai 100 pasti al giorno da elargire ai più bisognosi. Con questo non finiremo l'iter perché, ripeto, noi assegniamo l'area e approviamo il progetto di massima. Successivamente, quindi, la fondazione realizzerà tutti quelli che sono i progetti esecutivi e ci proporrà una convenzione che dovremmo poi discutere sia in commissione sia chiaramente in consiglio comunale per la durata dell'assegnazione e anche per come gestire il discorso mensa per i poveri, quindi e poi magari con i servizi sociali regolare questo tipo di andamento. Lì il terreno e l'edificio rimarranno di proprietà comunale nostre, quindi loro lo realizzeranno esclusivamente, ma rimarrà soltanto nostro. E per ultimo vi dico che il terreno chiaramente è interessato, attualmente è zona verde, quindi verrà dato mandato agli uffici, in questo caso al settore urbanistica, di provvedere alla variazione di piano come area a servizi invece che verde, chiaramente, perché sennò non sarebbe possibile edificare l'opera. Io, se volete, vi leggo il corpo del deliberato, se ci sono domande, se è tutto chiaro, se no termino qua. Grazie assessore. Sì, no, Calafate. Consigliere Calafate, prego. Cercherò di essere breve. Sì. Premesso che per me è un orgoglio partecipare alla votazione di questa delibera, però leggendo appunto vedevo a un certo punto, leggo diciamo il tratto: ritenuto pertanto di interesse di questa amministrazione aderire alla proposta della Fondazione Come Noi Corasaniti Graziano Ollus, che intende realizzare a proprie cure e spese una struttura da adibire a banda alimentare e mensa per la distribuzione di alimenti e pasti a soggetti bisognosi, previa sottoscrizione di idonea convenzione. Vorrei capire cosa voleva dire questa previa sottoscrizione di idonea convenzione. Cioè, è intesa come convenzione sulla struttura, convenzione verso la mensa, alimenti verso terzi, cioè nel senso viene gestita la convenzione verso una struttura che produce alimenti e poi vengono destinati alla mensa, o loro producono e quindi questa convenzione è intesa in un altro modo? Non è... Allora, questa convenzione racchiude un pochino, non è intesa verso altre società che producono pasti o che producono prodotti alimentari. Questa convenzione racchiuderà nella prima parte quella che sarà la durata di gestione dell'edificio che loro avranno, perché, ripeto, rimarrà di proprietà comunale, un pochino come è successo con Aprilia Nord, come è successo con altri quartieri, quindi dovremmo discutere i 30, i 40, i 20, i 50, i 60 anni, non so quello che poi sarà.
e in una seconda fase della convenzione andremo a discutere come loro distribuiranno i pasti, nel senso che se sarà il nostro assessorato ai servizi sociali a dare delle liste dei bisognosi o se in collaborazione con loro individueranno questi bisognosi da dare. Quindi questo è il principio della convenzione, siccome è abbastanza articolata e abbiamo inteso spezzare questa procedura proprio in due tronconi per dare a loro la certezza dell'assegnazione dell'aria, anche perché adesso dovranno mettersi a lavorare con una progettazione definitiva che costa svariate migliaia di euro, insomma, e più preparare una convenzione che sia articolata e che riprenda appunto questi due motivi: uno, la durata del tempo che loro gestiranno la convenzione, e due, come gestiranno sia il banco alimentare e sia la mensa, quindi a chi puoi dare questi pasti o questi alimenti, insomma. La fondazione è autosostenuta o verrà anche dato un incentivo dal comune? La fondazione, adesso che sappiamo, è autosostenuta, quindi non ci ha richiesto per la realizzazione dell'edificio nessun fondo. No, non dico per quello, per quanto poi riguarda il mantenimento in futuro della convenzione in essere. Da quello che oggi è dato sapere è autosostenuta, quindi okay. Non... poi non so se in seguito magari potrebbero chiedere... Ben volentieri, però... degli aiuti, insomma. Assolutamente. Anche perché poi vedremo come svolge la questione, quindi se i famosi 100 passi al giorno sono sufficienti o se invece ne dovremmo fare più di qualche centinaio, insomma. Vabbè, questo si capirà. Grazie. Prego. Consigliere Izzo, prego. Sì, no, solamente per dire che ecco, finalmente siamo felici, contenti che approda oggi. Per cortesia, però. Scusate, prego. Un atto, credo, diciamo, definitivo per procedere poi quello che diceva l'assessore. Quindi io credo che questa iniziativa sia una cosa positiva per la città e dimostra come da questo punto di vista l'associazionismo si assume delle responsabilità. Perché chiaramente questa, come diceva l'assessore, fino adesso mi pare che, insomma, questa associazione si carica totalmente diciamo, delle spese per la realizzazione di quest'opera, che poi quest'opera rimarrà di proprietà comunale, insomma, quindi per cui noi sono contento, perché l'altra volta che siamo venuti in Consiglio Comunale c'è stata una procedura un po' che insomma, così, in qualche maniera diciamo così, c'erano dei rischi, insomma, da quanto si è paventata. Quindi a nome personale, a nome del nostro gruppo e del nostro partito, noi convintamente diamo, voglio dire, il voto favorevole e tutto l'appoggio a questa iniziativa, che è veramente, io credo, fa onore alla nostra città. Grazie consigliere Izzo. Consigliere Tumeo. Grazie Presidente, consiglieri, assessori. Molto breve, Assessore. Questa struttura porterà anche tipo di immagazzinamento, perché ci sono delle società in cui potrebbero dare frutta e verdura gratis in questo caso, e quindi dare un sostentamento veramente a questa cosa che verrà avanti. Poi sperando che veramente ci sia un giro di boa sul fatto dell'incremento del lavoro, per in poche parole, che le famiglie potrebbero avere più un sostentamento, che certo già mi associo anche con quello che ha detto il consigliere Izzo. Questa vuol dire una forma per Aprilia, un passo di solidarietà. Ma io, più che solidarietà, auguro veramente che ci sia veramente un giro di boa e una posizione sul lavoro. Grazie. Allora, grazie consigliere Tumeo. Se posso rispondere velocemente al consigliere Tumeo, sto guardando il progetto di Massima, parliamo di locali surgelati, carne e verdure, presumo che anche nella semplicità del progetto siano celle frigorifere, quindi sicuramente c'è la possibilità di conservare questi prodotti. Tra le altre cose voglio così accennare, quest'area è a ridosso di quella che potrebbe essere un indomani l'area del mercato, insomma, ci abbiamo in itere
un discorso sul mercato, su quell'area, quindi forse il sabato potrà essere anche utilizzata in modo migliore, insomma, il che non è male. Ci sono altri interventi? Consigliere Bencivenni. Grazie Presidente, no, io volevo soltanto semplicemente unirmi al plauso per questa iniziativa che chiaramente non può che essere accolta con positivamente e con diciamo con il massimo sostegno da parte penso di tutti gli amministratori, perché quando appunto si crea la sinergia tra le associazioni, l'ho sempre sostenuto, tra l'associazionismo poi l'amministrazione, si possono colmare anche quelle carenze a volte che anche per problemi oggettivi dove insomma non si può arrivare con l'associazionismo, ed Aprilia da questo punto, e Aprilia da questo punto di vista diciamo ha una ricchezza importante, e questo ne è un esempio, ne è uno degli esempi insomma, e accogliamo perciò con plauso, ripeto, questa iniziativa che non può che essere vista positivamente. Grazie. Grazie consigliere Bencivenni. Consigliere Marchitti. Sì, grazie signor Presidente, sindaco, assessori e colleghi consiglieri. Credo che l'argomento che portiamo oggi in discussione è un argomento che unisca tutta la città di Aprilia. E molto spesso noi discutiamo, parliamo di associazionismo, parliamo di messaggi da dare a una fascia della popolazione che non gode di ottima salute, specie in un periodo storico difficile come questo. Credo che con atti di questo tipo, che sono atti concreti, al di là degli slogan, al di là delle chiacchiere che molte volte possiamo fare, sia un messaggio e un segnale preciso che va in una direzione come abbiamo già fatto come amministrazione in questo settore che riguarda i servizi sociali, dando risposte e cercando di dare parzialmente risposte appunto a categorie che hanno notevoli difficoltà. Voglio rivolgere un plauso, un ringraziamento forte, sentito, amichevole agli amici della Fondazione Come Noi, che prima di noi hanno creduto fortemente in questo progetto e che da domani ci crederanno ancora di più e che da tempo aspettavano un segnale forte e chiaro da parte di questo Comune. E dico non a caso da parte di questo Comune, al di là delle amministrazioni, aspettavano un segnale da parte di questo Comune che andasse in una direzione precisa. Loro ci metteranno un grandissimo impegno, noi dovremmo impegnarci da domani a sostenerli ulteriormente, perché come diceva il collega Galafate non è escluso che in futuro questo Comune debba anche farsi carico di un aiuto, di un incentivo ulteriore oltre ad aver concesso oggi quest'area, ma domani potremmo trovarci di fronte a delle necessità. Noi speriamo di no, come diceva anche il collega Domenico, speriamo che ci sia un giro di boa, però sappiamo che il momento è enormemente difficile, quindi noi dovremmo sobbarcarci l'onere anche in futuro di tornare in quest'Aula eventualmente a discutere di come sostenere questo progetto anche fattivamente. Grazie Presidente e grazie ancora alla Fondazione Come Noi. Grazie consigliere Marchitti. La parola al consigliere Gabriele. Grazie Presidente. È un atto importante e ciò sta a significare anche questo voto unanime che viene avanti da parte del Consiglio Comunale, e fa però percepire la difficoltà e l'importanza di un momento storico e l'importanza anche di una città che sempre di più diventa città, e con l'enormità delle problematiche che emergono da una città che cresce anche con velocità esponenziale anche troppo elevata, e elementi di questa natura, in virtù per fortuna di associazionismo, che forse è la leva maggiore che in Italia oggi abbiamo e che possiamo rispettare, fa emergere che c'è un problema sociale fortissimo. Io penso che l'amministrazione, di fronte a questa legittima richiesta di chi sul territorio ha la sensibilità e ha i numeri e ha la
la sensibilità sulle mani della necessità di avere una struttura di questa portata, in questo caso il cibo, il mangiare, non può che raccogliere il consenso unanime di un consiglio comunale che deve comunque, ecco, stare attento e poter rispondere, se necessario, con ulteriore sforzo alle necessità future di questa associazione che mette in campo il volontariato, come dicevo prima, ma credo l'accortezza e la sensibilità verso un rapporto umano che spesso sono da ricostruire e da ricucire, perché da lì chi si appresta a cingere, a varcare la soglia di questa associazione, che speriamo, di questa struttura che speriamo urgentemente venga realizzata, sicuramente anche problemi sociali forti di lavoro, psicologici, della situazione che si porta dietro. Per chi passa per caso alla Caritas fianco alla stazione Termini potrà notare che la fila è molto lunga. Quanto prima c'erano qualche centinaio di persone, oggi si arriva all'incrocio con la via e proprio l'altra mattina sono rimasto sgomento a vedere una cosa del genere. Fermo a uno stop, a un rosso, ho avuto 30 secondi di tempo di guardare in faccia certe persone, e al di là appunto di quelle persone che forse da anni stanno sulla strada, c'erano molte persone ancora con abiti decenti che probabilmente da poco affrontavano questa problematica. Io credo che questo consiglio comunale fa un atto importante. Grazie. Grazie consigliere Gabriele. Ci sono altri consiglieri? Consigliere Longobardi, prego. Sì, grazie presidente. Anche noi siamo estremamente favorevoli a questa iniziativa ed anzi ricordo che in passato, quando si è portato in quest'aula consigliare la proposta di delibera per un avviso pubblico, abbiamo insistito affinché si trovasse, la maggioranza ripensasse e si trovasse una soluzione per bypassare l'avviso pubblico, poiché ritenevamo comunque che questa richiesta fosse unica nel suo genere e la garanzia che poteva dare comunque chi l'ha richiesta, quindi una fondazione. Noi non avremmo mai voluto votare un atto del genere in Consiglio Comunale, perché avrebbe significato un non bisogno e quindi un benessere, ma non è così purtroppo. Questa città, come già qualcuno diceva, è sempre più città e evidenzia quelli che sono sempre di più evidenzia quelli che sono i problemi di carattere sociale che in tutte le grandi città e purtroppo anche in quelle piccole ci sono. Quindi è un'iniziativa che ricorda un bisogno primario. Io aggiungo, oltre che fare le congratulazioni a chi si accinge, diciamo così, a compiere questo passo e a portare avanti questo progetto, faccio i miei auguri. Io credo che non è facile per niente intraprendere, portare avanti questa strada e centrare questo obiettivo, e credo e penso che l'amministrazione in futuro debba stare vicino a questa fondazione e cercare in tutti i modi di dare un aiuto concreto affinché l'obiettivo si possa centrare nel migliore dei modi. Grazie.